dolcezze! Sì, vabbè, io ormai vi chiamo un po' così, un po' dolcezze, un po' fanciulle, un po' tesori miei, un po' quello che capita. Volevo farvi oggi volevo farvi una specie di haul, una cosa un po' mista. Volevo farvi vedere le cosine che ho preso a Torino, che sono giusto due, più un'altra cosa. E poi altre cosine. Allora, inizio con quello che ho preso a Torino. Non avevo tanti soldi con me e quindi ho detto vabbè, prendo solo queste due cose perché sono le uniche che posso prendere. Allora, da Stradivarius ho preso questi, slipper, non so, scarpine, credo, che mi piacciono da morire. Lo so che magari potrebbero sembrare un po' da vecchia, però a me, giuro, fanno veramente impazzire, mi piacciono tantissimo. Ci ho messo dentro la carta così almeno non si sformano. Dovrebbero metterlo ovunque Stradivarius perché ha delle cose stupende, mi è piaciuto tantissimo come negozio. Infatti penso che quando vorrò fare shopping io e Feli andremo a Torino e non a Milano, perché non lo so, ci piace di più. Sì, se non si fosse capito. Hanno tutti questi buchini, sono traforati e sono un po' tipo mocassino. E appunto poi sono di un colore che, come sapete, metto tantissimo. Quindi niente, mi piacciono. Poi dentro hanno la suola con i gommini, tipo, non so spiegare. Però mi piacciono tantissimo. E le ho pagate 9 euro e qualcosa, erano in saldo. Quindi fantastico. Poi, seconda cosa che ho preso da Stradivarius è questo maglioncino rosa cipria che adoro tantissimo, mi piace un sacco. È un pochino grande perché anche se è una S è un po' grande perché io sono piccolina, però non potevo non prenderlo perché è costato solo 10 euro, era in saldo e quindi ho detto vabbè, piuttosto poi lo porto dalla sarta o dalla nonna, non lo so, vedo un po', però non potevo lasciarlo lì, cioè guardatelo, è mio, è fatto apposta per me. Penso che forse ci stringerò, se si può, non lo so, un pochino il colletto, perché a me piacciono un po' più accollati i maglioncini. Poi c'è la manica qua con tutte le trecce, tutta un po' traforata. Lo ripeto, è un po' grossino per essere... Mi sto struzzando. Per essere una S è un po' grosso, però io sono anche molto piccola, quindi forse è una S normale, non saprei. Dietro è normale, rosa semplice. E sotto c'è la specie di elastico, treccia, non so. Comunque niente, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di poterlo mettere. Tra l'altro oggi qui a Genova fa abbastanza freddino, almeno io che sono freddolosa fa abbastanza freddino. E visto che dopo devo uscire, non so se mettere questo, però ho paura di avere troppo caldo, quindi non lo so. Poi, altra cosa che ho preso, che vi voglio far vedere così giusto perché siamo qua, è questa cover. L'ho presa dal cinese, da Super Shop, che è quel negozio che c'è a Brignole a Genova, vabbè, per chi mi segue da Genova. E l'ho pagata 2 euro e mi piace tantissimo. Funziona male, nel senso che teoricamente dovrebbe essere una di quelle cover che fa sia da cover sia da bumper, perché questa parte bianca si può togliere. Io ieri incuriosita ho detto, bah, proviamo a mettere il bumper, e invece ci sta largo, logicamente, perché essendoci sotto la cover rosa, logico. Però vabbè, mi piace un sacco. Allora, oggi, adesso, voglio farvi scoprire un po' di ragazze su Instagram che mi hanno mandato alcune loro creazioni. E ragazze, sono fenomenali, cioè fanno delle cose incredibili secondo me. La prima che vi voglio far scoprire si chiama I Dolci Bisù di Anto ed è una ragazza che mi ha mandato questa collana che è stupenda secondo me. Allora, le fa interamente a mano, giuro, tutta fatta a mano, con i fili, con i brillantini, non so io che stratagemmi usi quella ragazza, perché giuro, cioè, sembra comprata in un negozio, anche molto meglio che comprata in un negozio, perché è solida, non lo so, è fantastica, mi piace tantissimo. Vi lascio qua sotto il suo profilo di Instagram, così potete andare a vedere se c'è qualcosa che vi può interessare, se vi può piacere, appunto. E quindi niente, ringrazio tanto Antonella, credo che si chiami, per avermi mandato questa collana, perché giuro, è bellissima. Poi, altra ragazza che vi voglio far scoprire, sempre di Instagram, si chiama Luli Art Bijou, e anche lei è una ragazza che appunto fa gioielli, e mi ha mandato questi due braccialettini con
gli orecchini abbinati e secondo me sono troppo teneri, veramente molto carini. E appunto sono composti da un braccialettino con questo diamantino, brillantino, e poi sotto questo fiorellino e altre pietroline molto carine. E ci sono appunto gli orecchini abbinati. Questa ragazza, che mi sembra si chiami Elena, se non sbaglio, sì, a Kaluli, ha anche creato un sito e si chiama www.luliartbijou.com. Vabbè, ve lo lascio qua sotto nell'info box, così anche lì potete andare a vedere se c'è qualcosa che potrebbe interessarvi. La terza che vi faccio scoprire per oggi si chiama Sara e fa delle creazioni in Fimo e è bravissima, secondo me. Io ne ho viste di creazioni fatte in Fimo, però giuro che lei è spettacolare. Mi ha mandato, sono arrivati stamattina, mi ha mandato questo set, chiamiamolo, di macarons. Se mi seguite su Instagram li avete già visti, sono fantastici e molti di voi mi hanno detto: ma sembrano veri, io prima di leggere la descrizione pensavo che fossero veri, e invece no, sono fatti appunto credo in Fimo e sono, cioè, sono bellissimi. Allora, teoricamente queste credo dovrebbero essere delle collane, dei ciondoli. Però appunto io le ho detto tanto li userei come elemento decorativo e quindi me li ha mandati appunto così semplici, senza nulla. Lei fa tutte queste cosine, fa sia gioielli che creazioni in Fimo e vi consiglio tantissimo di andare a vedere il suo profilo, ve lo lascio sempre qua sotto, vi lascio tutto qua sotto. Se ancora non mi seguite vi ricordo sempre di seguirmi anche lì, il mio nome è Giulia _ Watson o Barabassa, insomma quello lì, e appunto, se mi seguite lì li avete già visti perché ci ho pubblicato la foto proprio con questo piattino che tra l'altro mi ha regalato la Gaia, grazie tesoro. Il mio preferito è assolutamente questo azzurrino, non lo so, è un colore che mi piace tantissimo. Queste ragazze hanno le mani d'oro, non lo so, fanno delle cose veramente, veramente grandiose, quindi complimenti a tutte e tre, mi siete piaciute tanto tanto tanto. Poi, adesso, voglio farvi conoscere un sito che mi ha contattata una settimana fa neanche, che si chiama WeQueen, non so se già lo conoscete. Allora, non so dirvi i tempi di spedizione di questo sito, perché in pratica ha fatto lei l'ordine per me, nel senso, lei mi ha detto scegli due cose dal nostro sito, poi mi dai il tuo indirizzo, eccetera, eccetera, quello che serve per mandarti il pacco e faccio io l'ordine per te. Visto che è andata subito in posta lei a mandarmelo e lo ha mandato con DHL, è arrivato in tipo 3 giorni, quindi non so dirvi quanto siano i tempi. Comunque sia, ho ordinato 2 completi. Il primo che vi faccio vedere mi piace da impazzire, giuro. Allora, ci sono questi pantaloni, è proprio un completo, cioè nel senso una cosa sola comprende sia la parte sopra che la parte sotto, e appunto il primo è composto da questi pantaloni tutti floreali con tutti questi fiori giganti che sono penso ibisco, no non è ibisco, non lo so cosa siano. In camera probabilmente sembreranno tipo blu fluo, però vi assicuro che è un blu un po' acceso, però comunque molto armonioso, molto un blu normale, un po' pacato, diciamo. Allora, questi sono la taglia S e se siete con una taglia normale non prendete la S perché sicuramente vi starebbe piccola, perché questi stanno a me. Quindi se, non lo so, volete comprare da questo sito, sappiate che ovviamente è asiatico e quindi le taglie sono un pochino S per loro, XS per noi, quindi diciamo che appunto questi sono una S e a me stanno perfetti e di solito o sono XXS oppure vuol dire che il pantalone è molto piccolino, e infatti questo lo è. A prescindere da questo, comunque, il tessuto è veramente bellissimo, non è assolutamente, cioè non sembra assolutamente proveniente da un sito cinese. Il materiale è bellissimo, le cuciture, me ne sono stupita perché sembra veramente che li abbia comprati da Zara, non c'è nessun filo disperso nel nulla, non lo so, sono veramente belli, hanno un bellissimo materiale, è un po' elasticizzato. Allora, io ve lo dico, questo sito secondo me è un po' caro. Sto accettando collaborazioni con siti sempre asiatici, però che vendono cose un po' più care perché voglio capire come mai mettono magari una giacca a $89 o una cosa del genere, tipo questo completo, comunque mi sembra, adesso non mi ricordo bene il prezzo, però comunque sia è abbastanza caro per essere... Per essere asiatico è un po' una brutta frase perché voglio dire, non è che gli asiatici allora fanno tutte cose orribili.
Cioè, un tessuto può anche essere buono anche se è asiatico, quello non c'entra poco secondo me. L'importante è che venga dalla Cina, venga da dove vuoi, però che il capo sia bello, ecco. E che quindi la qualità dei materiali sia buona a prescindere da dove questo venga, ecco. E le cuciture, insomma, quelle cose là. Vi farò altri siti sempre di recensioni, perché ne ho accettati due, mi sembra. E voglio appunto capire se posso consigliarveli, nel senso, costano tanto però effettivamente compro qualcosa di buono, oppure costano tanto e invece non valgono nulla, ecco. Quindi sì, allora questo è il primo completo, composto da questi pantaloni e questa maglietta bianca. Allora, questa maglietta bianca è un po' tutta una storia, nel senso che mi ci è voluto un anno per capire come andava messa, perché è composta da questa parte sotto, che non si vede ma vabbè, e questa parte sopra. Molto molto carina secondo me. E la cosa appunto bellina di questa maglia è che, a parte che ha un bellissimo materiale, io adesso non so cosa sia maglina, però è tipo elasticizzatissimo e fatto bene, non ci sono appunto strane cuciture in giro e mi sembra anche molto solida, nel senso proprio di un bel materiale. E mi piace perché, vabbè, è accollata come piace a me, ma a parte i gusti personali, sembra proprio un bel capo, una bella maglia. E poi mi piace, vabbè, anche perché cioè, è fatta così dietro con queste alette e non lo so, mi sembra molto fine, molto elegante e appunto ci stanno benissimo insieme, vabbè che era un completo però appunto l'ho preso apposta. Poi il secondo completo che vi faccio vedere mi è piaciuto un po' meno, ma per gusti personali, nel senso che cioè, pensavo che fosse in un modo e non è che è diverso dalla foto, cioè è uguale, però è proprio addosso a me che non mi ispira tanto. Allora, è composto questo da ben tre pezzi. La prima è questa canottina bianca molto semplice, della quale tra l'altro avevo bisogno, perché io sì che vi mostro sempre cose bianche, però una cosa così bianca, liscia, normale, non ce l'avevo. E appunto è in chiffon, penso che sia, e il bello è che appunto anche qui nessuna cucitura strana è. E è un po' trasparentata questa, però è un tessuto molto leggero, quindi ci sta tranquillamente. Poi, da questi jeggings, pantaloni, cioè nel senso leggings diciamo, bianchi, un po' color panna, e anche questi, ve lo ripeto, sono molto piccolini, ci sto dentro io che sono molto piccolina, quindi appunto se avete una S magari vi consiglio di prendere una M, meglio abbondare, cioè meglio poter poi stringere anziché poi averlo lì e non poterlo usare, ecco. E non hanno nessuna tasca, nulla, sono appunto elasticizzati e niente, sono semplici, molto molto tranquilli, abbastanza vita alta direi, però niente, mi sono piaciuti anche questo materiale, non so che cosa sia, vediamo se c'è scritto cotone, la prima cosa che ho letto è fatta di cotone direi, sì, buono, mi sembra molto buono, nel senso di solito quando leggo le etichette vedo scritto o poliestere, comunque qualcosa di non troppo carino, acrilico, cose del genere, invece questi sembrerebbero fatti in cotone e mi sembra molto una cosa buona. E appunto sono composti da queste due cose e la terza è questa maglia tutta traforata, fatta a fiorelloni grossi, azzurra, che è bellissima. Vabbè, sì, le maniche sono a tre quarti, no, vabbè, a me, sì, vabbè, abbastanza corte comunque. Allora, addosso a me non mi piace perché, non lo so, addosso a me non mi piace. Però è, come si dice, è uguale tra la foto e quello che arriva, che, come sapete, è una cosa importante. Appunto, anche qui, questa sa di... è strano perché sa di pastello. Pastello, avete presente, nei pastelli, quelli colorati? E sa di pastello, non lo so. Tra l'altro... stavo cercando ma non vedo nessun affare. Comunque vabbè, qua ci sono le due etichette che non le ho ancora tolte. E niente, è comunque molto carina, nel senso che magari non... secondo me il completo che vi ho fatto vedere prima sta molto bene insieme. Invece questi due un po' meno forse, non lo so. Cioè di questo l'ho preso per dividere pezzo sopra e parte sotto. Quindi niente... comunque sì, a questo sito mi è piaciuto, fatemi sapere se magari andate a vedere, andate a dare un'occhiata, che cosa ne pensate, soprattutto rispetto ai prezzi, e, insomma fatemi sapere qualcosa. Ultime cose che volevo dirvi per oggi sono che
Visto che appunto ho finito la scuola finalmente, almeno un mese ad agosto ce l'ho libero e qui il tempo fa abbastanza schifino, ho intenzione di magari prendere un ritmo un po' più ritmoso, un po' più ritmato a fare video, quindi magari aspettatevene un po'. Sto finalmente riuscendo a concludere Camera Mia. Io penso che ve lo scriverò tipo grosso così, che più o meno a settembre, arriverà il tanto 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 richiesto e atteso room tour. Vabbè, su Instagram avete già visto qualcosina e ho visto che vi piace, sono molto contenta di questo. Quindi sì, più o meno fra un po' ci sarà room tour. Però nel frattempo comunque vi intratterrò con altri video e con altre cose, insomma. Ci vediamo alla prossima, vi mando un bacione,